Senti, parliamo di sport vero. Poi Bazzanicchi, quel genere lì un po'. No, 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 è proprio cantautrice. Cioè, grande le cantautrici americane suonano molto bene la chitarra, hanno una bellissima voce e molto spesso suonano in gruppi rock. Ok. Parliamo di atleti veri. In Cina, a Shanghai, in questo momento c'è il campionato nel mondo di Shanghai, da una parte, sì, cioè tutti lì con i bastoncini. I legnetti, quello lì. Devono prendere senza farli muovere. E quello nero vince. E poi c'è il campionato del mondo di nuoto in vasca corta. Ok, se ne è parlato in queste ultime ore perché l'Italia ha vinto un oro con la staffetta composta da Filippo Magnini, che è il nostro alfiere per eccellenza, il redivivo Rosolino, e poi due ragazzi più giovani, Nicola Cascio uno e di Matteo Milano. Pellicciari, sì. Di Milano, se non sbaglio. Ma cosa si può dire? Intanto... Non sono venuti bene in questa foto, devo essere sincero. Beh, intanto comunque sono... La squadra del nuoto italiana ha una tradizione di record, di medaglie. La tradizione comunque degli ultimi 10 anni. 10 anni fa noi eravamo zero nel sì, nuoto. Sì, però in 10 anni comunque, soprattutto le scuole nuoto, ci sono moltissime scuole nuoto, ci sono i ragazzini che nuotano, quindi c'è un lavoro che ha fatto anche, se non sbaglio, lo sponsor, che dà una mano, tra l'altro è stato anche mio sponsor, certo. E quindi insomma c'è un lavoro... È la stessa azienda che fa anche i polli, giusto? No. No, comunque no, c'è... Arena, c'è un... C'è un team. Tempo, quei 5 secondi lì. No, c'è un team comunque. Pensavo amatori, diciamo. Sono riusciti veramente a fare gruppo questi. Sì, 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 cosa sì. Che in Italia non succede. Secondo me, ecco, questo è importante. Ci sono poche rivalità, non ci sono tante prime donne, sono tutti molto umili. Ecco, l'umiltà. Molto... La caratteristica di questi campionati del mondo è che sono i campionati del mondo di nuoto in vasca corta. Quindi la vasca da 25 metri, mentre abitualmente le gare si fanno nella vasca da 50, no? La vasca corta da 25 aiuta, giusto? Sì, quelli aiuta. Bravi, si intende. Sì, aiuta. In questo caso dicono che... Perché su 100 metri, per esempio, hanno... 4 spinte, cioè 4... la partenza e le 3 virate. Sì, hanno le virate. Cosa succede? Succede che, molti non lo sanno, ma sott'acqua si va più veloci di fuori dall'acqua. Cioè, perché? Beh, perché c'è meno attrito, c'è più spinta, c'è più acquaticità, quindi se tu riesci a fare molte più virate, quindi riesci a stare molto sott'acqua, soprattutto anche nella partenza, tu riesci a guadagnare quei 2-3 secondi che, se non sbaglio, hanno permesso non solo di... vincere la medaglia, ma anche di stare sotto i 7 minuti, sette, sì. Minuti 4 cioè. Per 200 quindi sono... 800 metri in 4 a stile libero. Sono riusciti a ognuno ha nuotato 2-3 secondi meno del solito, quindi questo è stato una grossa impresa, tant'è che hanno battuto, se non sbaglio, il record che era degli inglesi. Posso farvi una domanda? Il record europeo. Una domanda Falla banale lui. No, a tutti e due, perché tu stai prendendo lezioni. Io non so nuotare benissimo a stile libero, anzi diciamo che proprio poco, male cagnolino, no, nuoto con la testa fuori dall'acqua, nuoto bene a... I piedi, sì, a stile libero, sì, vanno tenuti dentro l'acqua, vero? Ma non sì, devono, certo, uscire. Adesso c'è una tecnica sì, dentro l'acqua, perché chiaramente tu fai allora, intanto tu devi muovere meno acqua possibile, meno schiuma, meno schiuma fai e più vai veloce. Ok. La nuova tecnica è stare adesso molto fuori dall'acqua, hai capito? Molto fuori dall'acqua, e lavorano molto, soprattutto dagli anni 70 in avanti hanno iniziato a esercitare la nuova tecnica dagli anni 70. Sì, no, comunque i primi allenatori australiani, sì, che hanno fatto fare i pesi ai loro atleti, ecco, chiaramente la potenza muscolare ha aiutato moltissimo. Negli anni 60 nessuno faceva i pesi, gli australiani sono stati i primi. Quindi piedi questo... sotto l'acqua, tu confermi, lo sapevi? Ma i miei stanno sempre sotto l'acqua, ma non per scelta tecnica. Perché vai giù.